Il lavoro è al centro del programma di Roberta Gallana, imprenditrice e candidata sindaco civica, sostenuta dal centrodestra, che in una conferenza stampa congiunta con il vice sindaco di Padova, Eleonora Mosco, ha presentato due importanti proposte proprio su questo tema. La prima proposta è quella del mini job. Il progetto consente di impiegare delle persone per 20 ore settimanali attraverso l'utilizzo di voucher con occupazione presso il Comune per una durata massima di 6 mesi. Si tratta di un'iniziativa che il Comune di Padova ha realizzato in collaborazione con il Fondo Straordinario di Solidarietà, dando da lavorare direttamente ad oltre 60 persone. Le aree interessate sono area tecnica e manutentiva, emergenza neve di pinture, piccole riparazioni, sistemazioni stradali, supporto uffici tecnici, eccetera, area vigilanza, parchi, cimiteri e sale comunali, area pulizia e decoro, aree pubbliche, aree verdi e scolastiche e area supporto amministrativo, archiviazione e accoglienza cittadini. La seconda proposta è unire l'attività commerciale a quella turistica. Riteniamo sia la chiave per una moderna strategia di marketing per tutta la città. Sarà fondamentale creare un calendario condiviso con i comuni del territorio della Regione Veneto per creare una proposta che sia completa ed attrattiva per i turisti delle aree vicine. La nascita di un portale dedicato a far conoscere il calendario delle iniziative di Est, che si è poi adeguatamente pubblicizzato sui social network, permetterà a tutti di essere sempre aggiornati in tempo reale sulle iniziative, sul modello di I Love Padova. Ecco, allora oggi siamo qui ad Este, nella sede elettorale della candidata sindaco Roberta Gallana. È venuta a trovarci la vice sindaco del Comune di Padova, Eleonora Mosco. È venuta qui a sostenere Roberta Gallana che il 19 giugno si presenta per il ballottaggio. La vice sindaco ha raccontato molti buoni esempi di buona politica, ci ha dato molti spunti, tra cui per esempio il mini job. Ecco, ci può spiegare in due parole di cosa si tratta? Sappiamo oggi quanto la disoccupazione giovanile, la disoccupazione in generale stia raggiungendo record negativi. Ebbene, anche i comuni possono intervenire in questo senso, cercando di dare delle risposte concrete ai nostri cittadini. Noi l'abbiamo fatto con 10 progetti di lavoro, in particolar modo ci rivolgiamo alla popolazione giovanile con i mini job, cercando di garantire in 4 aree del comune di Padova per 6 mesi un posto di lavoro per 62 giovani. Si tratta di aree di lavoro tecniche, manutentive, amministrative, di vigilanza, parchi, sale comunali, cimiteri, supporto agli uffici tecnici. Quindi uno strumento che attraverso la collaborazione di Comune e la Fondazione Cassa di Risparmio Padova e Rovigo introdurremo la possibilità di attuare delle prestazioni di lavoro accessorie attraverso i buoni lavoro, detti cosiddetti voucher. Grazie Vice Sindaco, quindi oggi parliamo veramente già di azioni concrete da mettere in campo da subito e da subito rilanciare il territorio con un asse che collega direttamente Este, Padova, la Regione Veneto e gli altri comuni del territorio, vero Roberta Gallana? È molto interessante questo incontro con la Vice Sindaco, interessante per le sue competenze e per la sua esperienza. Chiaramente Este deve aprirsi, deve volare più in alto e ritrovare la sua centralità all'interno della Bassa Padovana, ma anche in un asse di comunione di intenti e di programmi con il Comune di Padova e con la Regione. Su questi temi, sul tema anche del commercio legato al turismo, alla promozione del nostro territorio, della nostra città, abbiamo avuto spunti molto interessanti e credo che ci vedremo molto spesso.